Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Cerra Volturno, il borgo del castello. Cerro deve le proprie origini alla presenza monastica della vicina abbazia di San Vincenzo al Volturno, glorioso cenobio fondato dai principi longobardi di Benevento alle fonti del Volturno nei primi anni dell'VIII secolo d.C. Gli abati, a partire dalla seconda metà del X secolo, nell'attuare una politica di popolamento del territorio nota come incastellamento, fecero arrivare diverse famiglie per colonizzare il territorio prospiciente l'abbazia stessa. Nel territorio sono infatti presenti ben due cinte fortificate di epoca sannitica. Il castello di Cerro, con la sua possente mole, controlla tutta l'alta valle del Volturno nel punto in cui presenta la massima strozzatura. È da ritenere che gli stessi monaci benedettini della vicina abbazia di San Vincenzo al Volturno, fondando il Castrum Cerri, abbiano riutilizzato il vecchio recinto fortificato costruito dai Longobardi. L'impianto originario risale quindi al X secolo ed aveva la forma di un recinto quadrangolare, al cui interno venivano conservati i prodotti agricoli del territorio. Sul finire del 1400, il superbo maniero assunse l'aspetto attuale per volere del conte Federico Pandone, della casata di Venafro, che fece costruire le tre torri bastionate che ne accentuarono notevolmente il carattere di fortezza inespugnabile. Tante sono le manifestazioni che si svolgono nel nostro comune a Cerro al Volturno. Tra le più importanti menzioniamo il Re Caprone e i Canti d'Amore nel periodo carnevalesco, a Carnevale, il Motogiro Volturnense nel periodo che va nella prima domenica di giugno, la Sposa Cerrese nel Tempo il 14 agosto nello scenario medievale della piazza Santa Maria Assunta nel rione Castello, il Palio delle Contrade che è appunto il
una manifestazione che racchiude tutta la nostra comunità, dove si mettono in gioco le contrade per decretare chi vincerà appunto il palio. Il pellegrinaggio alla Madonna di Canneto al santuario di Sette Frati in provincia di Frosinone, e la manifestazione autunnale di castagne e vino, che si svolge sempre all'interno della piazza Santa Maria Assunta nel rione Castello. Ultimo, la manifestazione più longeva della nostra comunità, ovvero Natale sotto l'albero, arrivata qua alla 35esima edizione, ovvero quando tutti i bambini, grazie al comitato locale di Croce Rossa Italiana, attendono il giorno di Natale l'arrivo di Babbo Natale. Ciao, sono Monica Zunica, napoletana trasferita in Molise, terra dei Sanniti. Faccio parte di un'associazione di rievocatori storici, Sammites, e con loro, vedete come sono abbigliata, rievochiamo il popolo dei Sanniti. Sono Albino Fattore di Cerro al Volturno e vi voglio presentare questa che è stata la mia tendenza da sempre, diciamo legato al territorio, legato alla natura, per cui mi ispiro spesso anche a quello che trovo nella natura, ai rami, alle radici, anche delle pietre per esempio. E poi mi ispiro per esempio ai tronchi, quel lavoro lì è un tronco che doveva andare al fuoco, invece ci ho fatto nascere quella scultura lì. Quindi ho voluto fare una dedica ai personaggi del secolo scorso, quindi c'è Martin Luther King, Che Guevara, anche l'avvocato Agnelli, che diciamo che è stato anche il mio datore di lavoro. Poi c'è l'altro bronzo lì, che è Fuga dal fosforo bianco. Quando Israele ha bombardato i palestinesi scovandoli nei loro rifugi, morirono anche quelli che stavano pregando, i bimbi. Potete seguirci su Canale 11 Molise, 880 a Roma, anche sui profili YouTube e Facebook di Telemolise e tramite Amazon Fire. Siamo in onda anche su Telemolise 2, Canale 12 del Digitale Terrestre, e su Molise Mio, Canale 212.